Ciao, siamo in pieno carnevale e non potevo non proporvi le bugie senza glutine, che altro non sono che le chiacchiere, ma noi a Genova le chiamiamo bugie. Ecco gli ingredienti e andiamo subito a preparare la nostra ricetta. Allora, nella ciotola della planetaria andiamo a mettere la farina senza glutine per dolci, lo zucchero, le uova e il burro. Io ho utilizzato un burro senza lattosio, ma va benissimo il burro normale. Con l'inserto foglia azioniamo e facciamo lavorare il nostro impastatore. Questo procedimento lo possiamo fare anche a mano in una ciotola con un cucchiaio. Quando avremo ottenuto un composto sabbioso, andiamo ad aggiungere l'acqua e il marsala. Al posto del marsala potete utilizzare un qualunque vino liquoroso o se no anche il brandy. Se vedete che fa fatica ad impastare, aggiungete ancora un goccino di acqua. A questo punto avremo ottenuto un bel panetto morbido e omogeneo. Andiamo a coprirlo con la pellicola e lo lasciamo riposare in frigo per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo della nostra pasta per bugie, andiamo a stenderla tra due foglie di carta da forno con il mattarello a uno spessore di circa 4 mm. Normalmente nelle classiche chiacchiere si usa la sfogliatrice, però la pasta senza glutine tende a rompersi, quindi vi consiglio di farla a mattarello e andarla a fare belle sottili. Quindi con una rondella o questa qua liscia, oppure ancora meglio, vengono più belle con quella per i ravioli, andiamo a ritagliare le nostre bugie di varie forme e dimensioni come più ci piacciono e facciamo il classico taglietto al centro. Con queste dosi ne verranno circa 25. A questo punto facciamo scaldare abbondante olio di semi di girasole o di arachidi e andiamo a immergere le nostre bugie nell'olio bollente, rigirandole di tanto in tanto fino a che non avranno ottenuto un colorito bello dorato. Procediamo così fino a che avremo fritto tutte le nostre bugie. Poi andremo a disporle sul nostro piatto e completiamo con una bellissima spolverata di zucchero a velo. Sono morbide, buone, facili da fare, squisite e faranno impazzire tutta la famiglia. Se ti è piaciuta questa video ricetta lascia un mi piace e ti aspetto al prossimo video. Ciao!